Proseguono gli appuntamenti musicali jazz con le Jam Session e i Saturday Night presso il Tibe Jazz Club di Via del Canaletto alla Spezia, il primo club dedicato a questo tipo di genere musicale in ricordo del grande Tiberio Nicola. Questo nostro concittadino che ha fondato il Festival del Jazz, che ha lasciato tanto per il jazz, insomma la storia del jazz. L'organizzazione delle serate è in collaborazione tra il club e l'associazione Fare Jazz. È un connubio che sta funzionando. Abbiamo fatto concerti molto belli nelle settimane scorse, abbiamo sicuramente il proseguo nelle prossime settimane con una programmazione di tutto rispetto. Ieri sera sold out per l'esibizione del guest star Fabrizio Bosso, che è salito sul palco assieme ad altri tre artisti. Un grande musicista, un grande jazzista, Fabrizio Bosso in quartet con Andrea Pozza al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Matteo Cilà alla batteria. Una cosa credo che unica è che alla Spezia era un po' da tempo che non si vedeva. Come detto, sold out è sintomo che la gente sta rispondendo bene a queste serate di alto livello culturale. Abbiamo un pubblico di qualità, un pubblico molto attento e un pubblico che ci chiede continuamente concerti di qualità e noi è quello che cerchiamo di fare. Da parte degli organizzatori soddisfazione per la riuscita della serata. In programma poi per l'autunno e inverno Sprugolino ancora numerosi appuntamenti. Assolutamente sì, almeno per adesso speriamo che poi le cose continuino con questa lena, una città che il prossimo anno festeggerà il 50° anniversario del Festival del Jazz. Martedì 31 abbiamo un grande trio, abbiamo Ella De Bandini che è un batterista storico dei gruppi più famosi, ha collaborato con artisti, musicisti del calibro di De André, di De Gregori, abbiamo Massimo Morriconi, contrabbassista storico di Mina e poi abbiamo Nico Gori che è un clarinettista veramente eccezionale. Proseguiamo il 2 di novembre con Patti Bianchi, mondista di fama internazionale e ancora altri.